Siamo riusciti a convogliare quella che è stato un evento straordinario per la nostra città, quella di avere la Mostra Nazionale Italiana di Calcio. Siamo riusciti a convogliare questo tipo di evento anche nel sociale. Come? Con i fondi che abbiamo raccolto dai visitatori della mostra abbiamo deciso di acquistare 3 defibrillatori da donare agli spazi pubblici della città. Saranno collocati presso il campo della Gammarana, dove è nata la Coppa Interamia, che quest'anno compie i suoi 50 anni ed è una zona molto frequentata. Il secondo sarà collocato presso il parco giochi di Piano Daccio, a ridosso del circolo ricreativo che, guarda caso, si chiama Azzurri 90, e il terzo presso il parco fluviale, la zona degli eventi, dove tante persone hanno la possibilità di poter svolgere attività sportiva. E questo è stato possibile anche al fatto che tutte queste risorse abbiamo potuto accantonarle, perché tutto quello che è riguardato il servizio durante la mostra è stato svolto dai ragazzi del liceo scientifico sportivo per quanto riguarda la mattina, e il pomeriggio invece dagli arbitri di calcio, con la collaborazione anche degli alpini. Quindi questa attività di volontariato da parte loro ci ha consentito di destinare queste risorse a qualcosa che può sicuramente essere riversato sulla città dal punto di vista sociale. È un'iniziativa che si è esaurita quest'anno, ma che può essere magari immaginata sotto altra forma anche per i prossimi anni? Sì, allora noi dobbiamo ricordare che la Mostra Secolo d'Azzurro nasce nel Premio Carmine Rodomonti, che è un'attività ideata da Vincenzo D'Antonio che si ripete ogni anno sul territorio teramano. Quindi da questo punto di vista qui, ovviamente per i prossimi anni Vincenzo, che da questo è veramente ha delle grandi intuizioni, proporrà qualche altra idea, e il nostro obiettivo è quello di lavorarci insieme, di mettere insieme istituzioni e associazioni private, e comunque le istituzioni con il privato, affinché poi si possano creare dei circoli virtuosi che possano avere dei risultati di questo genere sulla città di Teramo.